caso Sara Scazzi. Dopo anni, la verità viene finalmente a galla, svelando i retroscena segreti di una tragedia che ha scosso l'intero paese. Prima di proseguire, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto, Ivano invita Sabrina, follemente innamorata di lui, a fare un giro in auto per cercare un momento di intimità. Tuttavia, la situazione cambia drasticamente quando Sabrina risponde, non lo so, alla domanda di Ivano sulla loro relazione. Deluso, Ivano le chiede di rivestirsi, ponendo fine a quel momento senza che accada nulla tra di loro. Sabrina racconta l'accaduto all'amica Mariangela, alla presenza di Sara. Sara, a sua volta, condivide i dettagli con il fratello Claudio, in vacanza da Milano. La notizia dell'incontro si diffonde rapidamente nel piccolo paesino, provocando una serie di tensioni. La situazione precipita. Sabrina e Ivano iniziano a litigare via SMS, portando alla fine della loro relazione durante la notte bianca di Avetrana, il 21 agosto. Nonostante la rottura, Sara continua a scambiarsi messaggi con Ivano, suscitando la gelosia di Sabrina, che la incolpa per la fine della sua storia d'amore. Sara annota tutto nel suo diario segreto. Il 26 agosto 2010 avviene l'irreparabile. La gelosia di Sabrina nei confronti di Sara culmina in una lite violenta, durante la quale Sara perde tragicamente la vita per asfissia meccanica da costrizione, tra le 14 e le 14:23. Ma c'è di più, un retroscena segreto riguarda la fine del matrimonio tra Michele Misseri e Cosima Serrano nei mesi precedenti al delitto. I messaggi tra Sabrina e Ivano rivelano dettagli agghiaccianti. Sabrina scrive a Ivano, «Io me ne andrei sul serio, ma non voglio lasciare mio padre nelle grinfie di mia madre. Mio padre è l'unico a cui sono legata tantissimo». In altri messaggi, Sabrina confida, «Mi sa che i miei si separano. Mia madre non cucina più per mio padre e quindi lo faccio io». Sabrina era profondamente preoccupata per il padre e odiava la madre, descritta come aggressiva e lontana dal dialogo. Da questi messaggi si capisce perché Michele non indossi più la fede nuziale. Sabrina dipinge una madre tirannica e un padre che cerca disperatamente di proteggere. E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video.